Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, faccio questo video per farvi vedere la caduta di varroa a 24 ore dal ciclo di sublimato che abbiamo fatto. E ho fatto il ciclo di sublimato, lo avete visto nel video precedente, comunque ve lo lascio linkato qui in alto per chi ancora non l'avesse visto. E dopo 24 ore dal giro di sublimato di solito si vengono a vedere i cassettini per vedere quanta infestazione c'era e quanta varroa è caduta giù. Così si fa il confronto tra le diverse famiglie e si vede se è stato efficace oppure se c'è bisogno di ripeterlo. E la situazione che vedremo è una situazione un pochino strana, adesso vi faccio vedere e vi spiegherò anche secondo me quali sono le mie conclusioni. Allora ragazzi, come al solito, prima di continuare, per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Mettete like al video se vi è sembrato interessante e soprattutto condividete con i vostri amici. Allora, ripeto, qui ho fatto il giro di sublimato, le api sono tutte in blocco e la sera qua la temperatura scende molto, di giorno arriveremo sui 15-16 gradi e quindi sono tutte in blocco di covata e alla sera vanno in glomere. Quindi la situazione ottimale per fare il trattamento, quello si chiama risolutivo, perché dobbiamo abbattere più possibile varroa. E adesso vi faccio vedere quali sono i risultati di questo ciclo di sublimato. E vi anticipo che dovrò ripeterlo, perché la situazione non mi è sembrata sufficientemente soddisfacente. Su alcune famiglie bene, ma come avete visto magari dallo short che ho pubblicato, su altre famiglie l'infestazione è rimasta alta e cercheremo anche di vedere i motivi per questa alta infestazione nonostante il trattamento tampone. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questo è un cassettino che va molto bene, sono cadute un paio di varroe, quindi vuol dire che qui il trattamento ha funzionato a dovere. Idem su questo, anche qua sono proprio due varroe in croce, proprio a volerle trovare. Qua, anche qua, una situazione buona, pochissima varroa. Adesso se ne trovavo una ve la faccio vedere, però adesso arrivano le cassettine, quelle che mi preoccupano un po' di più, adesso ve le faccio vedere. Questi qua sono tutti puliti, quindi vuol dire che il trattamento che abbiamo applicato ha funzionato a dovere, quindi la caduta qua è molto bassa e quindi va bene. Su questa cassetta qua, ecco, questa è tutta varroa, guardate quanto ce n'è. Il bello è che io ho fatto lo stesso trattamento su tutto l'apiario. Ho fatto una cassetta con il blocco orizzontale per fare il video, ma sulle altre ho fatto il trattamento in combinata con il gocciolato e le strisce. Questo è il risultato. Così la varroa è troppa, troppa. Quindi qua diciamo che abbiamo beccata in tempo. Guardate questa qua è veramente una cosa allucinante. Qua le varroe non si contano. Non è un caso che siano vicine, una vicino all'altra, secondo me, perché una delle due deve essersi reinfestata da qualche parte e poi, essendo vicine, la propagazione dell'acaro si è diffusa. Questa qua è pulita, ce n'è qualcuna e basta. Diciamo che si conteranno una quindicina di varroe. Questa, anche questa qua, una buona infestazione, però non ai livelli delle due precedenti. Andiamo avanti. Qua il cassettino è pulito, anche qua è pulito, qualche varroa c'è, però è abbastanza pulito. Adesso io li inserisco ancora. Qui una caduta, diciamo così, nella norma, anche qua c'è una discreta caduta, però non è ancora un livello preoccupante. Questo è pulito, qualche varroa c'è sempre, quindi andiamo bene. Questo qua va benissimo, pulito anche questo. Ecco, questa qua è un po' la situazione generale che abbiamo nell'apiario. Quindi, a parte quelle tre cassettine che vi ho fatto vedere, ci sono quelle, le altre insomma vanno bene. Ecco, si vede, qua si vede bene la varroa, vedete? Ecco, questa qua. Questa è la varroa, questa,
Questa. Adesso i vassoietti non li ho unti perché non serve, non ci sono le formiche che girano, non c'è saccheggio di varro, le api sono ferme, non si infilano nei cassettini, quindi non li ho unti, altrimenti d'estate se uno vuole tenere il cassettino sotto va e unge il cassettino. Allora, cosa è successo secondo me? Praticamente il trattamento che ho applicato ha funzionato bene sulla stragrande maggioranza dell'apiario, tranne che in questa zona qua. Qua su quattro cassettine, due sono in condizioni pessime, quelle due lì. Quella lì una condizione al limite, questa è ancora abbastanza pulita. Quindi cosa farò? Sicuramente rifarò un altro giro di sublimato fra una settimana per vedere se si sono pulite. Ma come mai queste qua si sono sporcate? Cosa significa? Significa che, ripeto, il trattamento per me è andato a buon fine, ha funzionato. Una di queste qua o due si sono reinfestate da qualche parte, perché qui attorno mi hanno portato un sacco di alveari a fare scorte invernali perché c'era lo zucchino selvatico. Quindi hanno scaricato 150 cassette laggiù dopo l'argine, più ci sono apicoltori qua nei dintorni che non so di preciso come hanno trattato. Ce n'è uno che ha trattato l'acqua di rosa, secondo me non posso mica andarci a fare io trattamenti, ecco, questo è il discorso. Comunque sia, questa è la situazione, quindi altro giro di sublimato fra una settimana, teniamo monitorato perché in questo periodo le famiglie vanno pulite bene perché devono arrivare in primavera. Poi in primavera gli diamo un'altra passata prima che ricominci l'ovo deposizione, quindi in febbraio gli diamo un'altra passata di sublimato, così siamo sicuri che la regina e le api partano pulite e possano dare il massimo nella prossima stagione. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io spero di avervi aiutato anche questa volta con queste considerazioni. E fatemi sapere giù nei commenti come vanno da voi, se sono già in blocco, se avete fatto il sublimato, se l'infestazione era ancora alta. Com'è andata? Fatemi sapere, sono curioso. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!